Porco Dio, dove vai? Io volevo vedere i gol. Le voglio vedere le skill. Oh, fammi vedere i gol di Pempog. Quanti gol ha fatto sta stagione? 45, peride. Sopravvalutato, 45 gol. Tacci vostri. Il Ligan. E perché non fanno tutti 45 gol allora il Ligan? Ligan still meglio della Serie A. No vabbè dai, meglio della Serie A no dai. Cazzo, i giocatori forti non giocano in Ligan. Ma una cifra dei giocatori forti vengono proprio dalla Ligan. Ma proprio tanti. Ma proprio tanti. Ah ok, però la stagione. Sono un leccaculo della Ligan e di Mbappé. Eh sì, vengo pagato dalla Ligan e da Mbappé per dire queste cose. Clean. Quella no. Oh, bellissima. Bellissima, sì. A me è piaciuta un sacco la maglia quella nuova del Paris Saint Germain, frate. Dice quanto te dà, me dà milione di FIFA points all'anno. Yeah. Madonna mia, che go. Mi sono perso il tampone, ancora positivo. Sì, ancora positivo, brother, purtroppo. Yeah. Qui c'entra molto la difesa della Ligan. I portieri sì. Infatti pure Courtois. Beh. Tranne questo pelato, che comunque è, diciamo, discutibile. Oddio, poraccio, al Madrid ci ha provato in tutti i modi, lui da solo fa qualcosa. Mbappé! Yeah, guarda che go, i portieri. Perché questo è parabile. Perché questo gol è parabile. Ben Yedder è sottovalutato. Ben Yedder, ma Ben Yedder è un attaccante che gioca in Ligue 1, frate, i suoi numeri non valgono. Oddio. Promesse emergenti? Boh. Il tizio del Napoli, sì, un fenomeno. Kvaradona. Oddio. Stupendo, Mbappé, dio cane. Per Mbappé alla Roma un rene me lo leverei, onesto. Cioè lo farei. Tanto che me frega. Tanto so due. Fammi vedere i gol di Shrek. Io sono curiosissimo di vedere Shrek al City, raga. Madonna, Shrek al City sarà strano, eh. Shrek al City sarà strano. Ma chissà come lo adattano. Come cazzo lo adattano? Cioè, ma secondo... Il discorso è che tipo il City non è che gioca con una vera e propria prima punta proprio seria lì davanti, capito? Cioè, secondo voi adatteranno il gioco a lui? Secondo me Shrek è uno di quei giocatori dove devi adattargli il gioco intorno. Cioè, capito in che senso? Non te dico alla Cristiano Ronaldo, ma quasi, eh. Aguero, ma Aguero già in confronto a Shrek so caratteristiche completamente diverse. Cioè, capito che te voglio dire? Shrek è un giocatore diverso, non lo so. Per me deve... Shrek sarà strano da vedere. Cioè, sono proprio curioso in realtà. Ma quando è che inizia la Premier? Il 5 agosto, bello la Premier che inizia una cifra presto. Il 7, vabbè, comunque super presto la Premier. Sei curioso pure de Nunez? Pure Nunez, tanta roba. Però secondo me Guardiola sì lo fa adatta. Cioè, secondo me si adatta proprio per gioco a Shrek, raga. Per Sterling è andato al Chelsea.
Gabriele Gesù all'Arsenal. E il City che ha preso? Con chi giocherà il City? Mahrez? Foden? Ha comprato pure il centrocampista là, quello là inglese, che è un altro giocatore che sarà, porco Dio, dannatamente overrated probabilmente. Un altro di quei giocatori dannatamente overrated inglesi, Phillips. Oh, vedi, quella è roba overrated, sì. Phillips è forte. Vediamo se varrà i soldi, puttana Eva, o fallo il Grealish. Quel gol di pallonetto incredibile. Phillips quanto hanno pagato? 40? Ah, ok. Ah, no. Allora no, allora non è overrated, dai. 40 milioni ci posso stare, ragazzi, dai, no. 40 pappe ci sto. 40-50 pappe ci posso pure mezzo sta. Cioè, allora no. Tanti sordi, però dai, se è forte comunque ci sta, non so 100. Ecco. Porco zio, 2 mesi e mezzo da infortunio, 31 gol. Ma guarda che poi secondo me Grealish è forte, eh. Secondo me Grealish è forte. Rice è quello seriamente overrated, valutato 80 milioni, Cazzo, è vero, 80 milioni Rice. Madonna, oh. Ma che stop, di, Foden, secondo me, può giocare un po' ando cazzo te pare, però, perché rende bene ovunque. Cioè, Foden, secondo me, è uno di quei giocatori che dovrebbe avere un tipo libertà in campo, no? Che varia un po' come cazzo si sente. È veramente forte, Foden. Foden è uno di quelli che è forte, forte, forte. Oh, vedi, poi esce l'altro miglior attaccante al mondo, che comunque sta nella... Mbappé, Haaland, Tammy Abraham, vedi? Questa è la classifica che c'è qua. Ottimo, bello, bello. Quanti gol ha fatto Tammy? Tammy ne sa 27 qualcosa. Non c'è scritto, i mortacci sono mosmi, vi rivedo tutti. Fammi rivedere tutti i gol di Tammy, va. Vedemolo, ma che cazzo me ne frega. Scouting football. Madò, quanto godo, quello là era la doppietta all'Atalanta. Ancora mi masturbo. Bang! Ah. Ehi. Ah. Ehi. Ok. Ah. Calla Flowers. Zaniolo. I legni presi valgono. Porco due, veramente. Lui ha iniziato con una zella, se ci pensi. Cioè, lui ha iniziato con una zella secolare, Tammy. No, no, non era fuori gioco, regà. L'ha presa il giocatore e l'altro. L'ha presa il difensore. Delle cronache inglesi. Abraham and Mayoral crossing into the center, comes through to Tammy Abraham. That is a tidy. Tammy è clean, dannatamente clean il Tammy. Che ne penso di Dybala? Penso che oggi mi sono segato abbastanza guardando le foto sue, l'allenamento, eccetera. Questo in 2 anni se ne va. Assolutamente sì, Tammy se ne andrà probabilmente in 2 anni. E ti dico di più, ha fatto tutte dichiarazioni pulite, è sempre stato onesto, ha parlato di esperienza in Italia. Cioè, non è che ha detto che è arrivato, ha fatto tipo questo è, voglio restarci a vita. Cioè, dice la Roma è il club giù. Cioè, per me può fare quello che vuole dopo, sì. Può fare quello che vuole. Ma tanto tornerà in Inghilterra, raga. Ma è giusto, tornerà in Inghilterra e via. Però il Chelsea tra 2 anni a 80 milioni lo riprende, varrà di più, ma noi con 80 milioni ci famo la squadra. A 80 milioni, frate, quando gli pare, piatevelo. Che gli devi dire? Davanti a 80 milioni, che gli dici, frate? Potentially extra time. The cross comes all the way through the
Lui è tifosissimo dell'Arsenal. Beh, però pure lui è cresciuto al Chelsea, lui. Dybala è venuto alla Roma solo perché non aveva più dove cazzo andare. Fammi vedere subito che squadra tifi. Due messaggi, peccato, non posso saperlo. L'ultima cosa che hai scritto è Dybala alla Lazio, Fonte Paperino. Mazza, se sei weirdo.